Pontecurone ha aperto un nuovo centro vaccinale. Ci dica, questa struttura quante persone riesce a contenere? Diciamo che all'interno della struttura ci sono due postazioni vaccinali, dove ci sono due medici, due infermieri e due addetti all'inserimento dei dati, amministrativi chiamiamoli. Quindi abbiamo anche del buon personale, insomma. Un'altra cosa, quante persone riuscite a vaccinare in un giorno? L'elenco ci viene fornito dall'ASL competente. Oggi, che è sabato, il primo giorno, abbiamo 60 vaccinazioni previste, domani 95. Un'altra domanda invece verterebbe proprio sul significato che ha questa nuova iniziativa. Abbiamo voluto creare questo centro vaccinale proprio per venire incontro alle esigenze anche dei nostri cittadini. Infatti la nostra richiesta era stata: prima vacciniamo i nostri cittadini di Pontecurone e poi ci apriamo anche ai paesi limitrofi. Avete detto anche dei paesi limitrofi, quindi com'è che possono accedere a questa struttura? Devono fare richieste in particolare? Com'è? L'accesso è sempre tramite il portale Piemonte Ti Vaccina e poi sarà l'ASL a comunicare ai cittadini la data e il giorno in cui presentarsi. Fino a quanto tempo vaccinate? Non abbiamo un termine. Quando ci dicono che non ce ne sono più da vaccinare, stoppiamo. Mentre in giornata a che ora finite? Oggi è dalle 8 alle 13, mentre domani sono previsti dalle 8 alle 16. Ah, quindi anche nel pomeriggio? Bene, bene. Allora, niente, noi la ringraziamo e speriamo in bene che anche questa nuova iniziativa possa aumentare, incrementare le vaccinazioni. Speriamo che tutto vada bene e che soprattutto i nostri cittadini apprezzino l'iniziativa che il Comune ha voluto affrontare. Grazie mille.